ben ritrovati all'appuntamento con You Provincia. Il tema della riduzione dei costi della politica tiene banco ormai da mesi, con l'ipotesi sostenuta dal governo nazionale di abolire le province, almeno così come le aveva previste la Costituzione. In futuro le province potrebbero diventare emanazioni delle regioni, che ne definirebbero confini e competenze. Si risparmierebbe veramente? Sentiamo cosa ne pensano i presidenti della Giunta e del Consiglio Provinciale, Antonio Saitta e Sergio Bisacca. L'abolizione delle province è un inganno. Utilizzando gli stessi dati del Ministero del Tesoro Tremonti, siamo in grado di dimostrare che l'abolizione delle province non comporta una riduzione di 12 miliardi di spesa, perché quelli sono le spese per esercitare le funzioni della provincia, strade, scuole, uffici di collocamento, funzioni che qualcuno dovrà esercitare. Li può esercitare la regione, si dice. Bene, bisogna sapere che vuol dire 25% in costo più del personale, 600 milioni in più, quindi non c'è assolutamente una riduzione. Lo sanno tutti. Lo sanno i ministri che ho incontrato, lo sanno i segretari di partito, tuttavia ritengono che bisogna farlo anche su un maggior costo. Ho l'impressione che siamo di fronte a una classe politica nazionale che è sotto scacco dal punto di vista etico e morale e ritiene di buttare qualcosa in pasto per ignorare i problemi veri che sono quella della crescita del nostro paese. Penso di non essere molto diverso dai cittadini che oggi vedono nella politica una sorta di inadeguatezza. Stiamo attraversando una crisi economica significativa e purtroppo le scelte fatte in Parlamento rispetto alla manovra economica sono una manovra depressiva che colpisce solo i cittadini, ma in contemporanea non dà nessuna idea di possibilità di sviluppo, anzi si parla già di altre manovre. E anche da un punto di vista di una giusta richiesta da parte dei cittadini di intervenire sui costi della politica, non solo il Parlamento non ha deciso di ridurre le spese della politica nazionale. Mi riferisco in particolare al fatto che in questo paese continuiamo a avere una Camera, un Senato, due rami del Parlamento che continuano a fare le stesse cose, basterebbe un'unica Camera. Ma anche da un punto di vista dell'organizzazione dello Stato vede nelle province come l'unico elemento di riduzione dei costi. In verità, come tutti sanno, è una riduzione non giusta perché in contemporanea le spese fatte dalle province sono per le strade, per le scuole, dove vanno i nostri figli, dove viaggiamo noi, e in contemporanea non è che riducendo le province non ci saranno riduzioni di spese. E quindi questa confusione noi chiediamo al Parlamento di rivederla nella fase di riorganizzazione delle funzioni, perché rischiamo di nuovo di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima con la provincia di Torino.